Momento, ragazzi, siamo tornati in questo ultimo episodio di Toka Race Driver 3. Siamo all'ultima gara, siamo a Nashville Road Course, il circuito quello più bastardo, che è questo qua fatto con tutte quelle curve strane, robe, un vero casino. Fortunatamente abbiamo solamente 21 giri, quindi dovrebbe durare relativamente poco. Allora, facciamo subito le qualificazioni, tentativo unico, già ormai lo sapete. Vediamo. E vediamo. Ma non sono pratico di questa pista. Appunto. Vaffanculo. No, se mi ha annullato il giro non vale però. Porca miseria. Io l'ho detto che questo circuito è una merda. E il muro. 56 secondi. Stendiamo proprio un velo proprio di quelli. 18 centesimi, vabbè. Gara. 21 giri, mi devo... Cioè, nel senso, devo fare il cambio gomme? Vabbè, vedrò. Guardalo! Ho già spaccato il cambio, benissimo. Le gomme sono a temperatura ottimale. Abbiamo appena iniziato. Rimane sul tracciato. Dai, non puoi tagliare le curve in quel modo. Vabbè, gli altri... Oh! Accidenti. Questa sì che è stata una grandissima derapata. Sei al comando, rimani concentrato. Attenzione, gli altri mi stanno raggiungendo piano piano. Se continuano ad andare a sbattere, è ovvio. Bel giro veloce, vai alla grande. Cambio, motore e ruote già da buttare. Sì. Vabbè. Qua ognuno fa quello che vuole. Attenzione che questa volta non mi ha dato la penalità che ho tagliato. Adesso però me lo dà.
al 12° giro, forse. Devo fare un cambio gomma. Lo senti? Il posterior c'è. No, senti niente, lo sento io. Lo sento io che... Cioè, la parte dietro dell'auto che scoda malamente quando... Ecco, faccio queste curve qua. Proprio sento il peso posteriore. Comunque c'ha un buon feedback, eh. Adesso parlando... giocandolo tramite il controller, c'ha un buon feedback, proprio senti proprio le mie vibrazioni. Almeno su questo punto, su questo punto di vista non ci si può lamentare, è fatto veramente bene. Poi con il volante proprio sembra di essere su in un altro pianeta. In senso positivo. La faccio sempre un po' larga quella curva lì. Ma anche nel 2 aveva un buon feedback. Quindi da questo punto di vista è proprio il suo cavallo di battaglia. Piano qua, che c'è sta chicane mezza farlocca. Continua così e hai la vittoria in tasca. Oh. Vabbè, gli altri non si sa che fine hanno fatto. Questo era il giro più veloce della gara. Non si vedono neanche. Dai, aspettiamoli, perché altrimenti, cioè, non c'è veramente gusto. Le gomme cominciano a mostrare segni di usura. Ok. Eh no, però se mi viene addosso allora... Sì, dove cacchio vado? E dai! Che cacchio state facendo là? Volete accelerare? Porca miseria! Stai andando bene, sei terzo! Ma stiamo facendo una gara o stiamo facendo un giretto di piacere? Non ho ben capito. Tra l'altro io c'ho pure il motore rotto. Continua a spingere, la gara è tua.
Accidenti, è stato un bel colpo. Stai più attento. No, mi vengono addosso. E vado addosso anch'io. Praticamente li ripago allo stesso modo. È giusto così. È giusto così. Dai, poi ai box almeno mi faccio aggiustare il motore, almeno quello. Porca. Però se continuo così devo aggiustare pure la trasmissione, allora. Se la distruggo di più. Oppala. Il motore si sta surriscaldando a causa dei danni. E tra due giri ci fermiamo. Porco. Ho perso il posteriore. Ho perso il posteriore. Porca di quel Gelflin. Anzi, porco, è un maschio. Porco di quel Gelflin. Ho perso il posteriore. Non mi puoi dare la colpa per questo. Maledetto lui. Il Gelflin sempre. Calla il motore. La trasmissione adesso salta. E niente, rientra a questo giro allora, va. Oh, cos'è? Mi hanno spinto. Ho sentito. Allora, la linea di box è là, quindi... Porca! Rientro ai box. Ora sei ai box. Allora, motore cambio. Pneumatici, sì. 16 secondi, mortacci tua. Motore cambio. E pneumatici, sì. Vabbè, li possiamo recuperare, dai. Riporta le gomme alla temperatura ottimale per migliorare l'aderenza. Rimani sul tracciato, riceverai una penalità. Allora, adesso tu dimmi dov'è che ho tagliato. Forza, devo assolutamente riprenderli, non devo fare errori. Piano piano li sto prendendo, però. Maledetta sta curva. Dai. Rimani sul tracciato, non puoi tagliare le curve in quel modo. Ho tagliato leggermente, dai, smettila.
Ok, c'è questo gruppone qua. E c'è un grandissimo gruppone là in fondo. Là sì che ci divertiamo. Occhio qua che c'è sta curva bastarda. Cioè è una chicane, ma è bastardissima. Un'angolazione davvero bastarda. In mezzo. Prende la scia. Prende la scia. Denti. Porca. Attento, non andrai da nessuna parte se guidi così. Ma perché deve essere sempre colpa mia? È colpa loro che inchiodono, vedi? È colpa loro. Non è mia. E c'è di nuovo il motore rotto. Benissimo, così mi piace. Sei entrato in scia, bravo. Ma più di così non va. Non è successo niente. Spostati, grazie. Maledizione, continua così e la gara per te è finita. Oh, poi vediamo a fine gara che cosa succede. Mancano queste due auto, forza, siamo al terzultimo, sì, al terzultimo giro. Questa l'ho sentita, stai attento, ti troverai in commissaria di calcagna. Ok, è successo un macello di là. Via, scappa, 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 scappa. Scappa, porca miseria, scappa via, scappa via. Penultimo giro. Ah, non c'è più. E ultimo giro. Guidato alla grande. Tieni duro per l'ultimo giro. No, ho guidato alla grandissima, sì, ho spaccato tipo 7-8 auto. Però comunque sì. Nonostante questo ho guidato alla
alla grandissima, non è, puoi dire di no. Oppala. E vai così. Aspetta, riesco a fare. Wow! Sì, mezza derrapata di vittoria, ma va bene così. E vabbè, nonostante la penalità, siamo sopra i 5 secondi e abbiamo vinto anche questo campionato. E però nessuno ci ha detto niente. Così, a fine gara. Grandioso, hai portato la tua squadra alla conquista della Coppa GT 1960. Capirai, capirai. Ok ragazzi, abbiamo sbloccato la fila 17. Ho visto che ci sono dei campionati abbastanza interessanti, quindi nella prossima fila sono abbastanza indeciso sul da farsi, ma vi farò vedere di cosa si tratta con la fila 17 nel prossimo episodio. Quindi direi ragazzi che per questo episodio di Toka Race Driver 3 direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi, se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco di giochi, mettere un bel pollicione su se è vissuto l'episodio, ma con la vostra nei commenti, e noi ci risentiamo a un prossimo video.